Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, eccomi qua in questo giro in Malesia. In questo momento mi trovo nel centro di Kuala Lumpur. Dopo aver fatto diversi video reportage dove ho inquadrato diverse zone molto caratteristiche della città, tra cui il mercato cinese, i mercati quelli al chiuso dove vendono le robe locali dei manufatti molto belli, adesso sto scorrazzando un po' per le vie del centro. Questa qui è la via, sicuramente io credo di aver mai visitato tutta Kuala Lumpur, questa qui è la via più centrale per antonomasia. Praticamente come mi muovete, arriverete sempre in questo posto. Ecco, in questo posto praticamente la differenza che c'è tra le città del Sud America e Kuala Lumpur qual è? Nelle città del Sud America noi abbiamo tutto il cagaio, è ben delimitato, praticamente abbiamo il centro delle città oppure la parte più opulente fatte di bellissimi palazzi come potrebbero essere questo qua o quello che si intravede là dietro, questi palazzi qua. Poi c'è una linea di demarcatura nella quale incominciano le favelas e tutto il cagaio rimane al di là della linea di demarcatura. Qui invece la caratteristica propria di Kuala Lumpur è che il cagaio e la parte elite è tutto mescolato, qui si trova tutto assieme. Adesso passeggiando per questa zona qui della città si incontrano prevalentemente posti in cui mangiare, ci sono tipi di cucina, 100 tipi di cucina diverse. Adesso vi faccio vedere giusto un po' le insegne, ci sono negozi di acconciatura e soprattutto centri massaggi, ogni tot ti fermano perché questi devono assolutamente riuscire a farti un qualche tipo di massaggio, proprio non sono lì che non stanno più nella pelle se non riescono a fermarti e farti il massaggio. Per cui camminando su questa via ogni minuto, ogni 2x3 ti fermano invitandoti a fare dei massaggi. Poi siccome queste sale di massaggio sono tutte al primo piano, si può vedere dentro, ognuna è arredata in modo molto bello e differente. C'è quella con lo stile orientale, quello con lo stile indiano, quello con lo stile cinese. Ecco qui, come vi stavo dicendo, qua abbiamo chi invita a fare i massaggi, massaggi. Ecco, non sono sicuramente massaggi autentici, non sono andato ad indagare. Ecco qua un po', come vi dicevo, che la parte elite si mischia col cagaio. Vedi, qua abbiamo una cucina, per così dire, alla fiamma. Qui abbiamo un kebabista che sta facendo il suo mestiere. Beh, essenzialmente questo mischiarsi col cagaio e la parte elite mi ricorda molto le città italiane, quelle un po' più grosse. Quelle grosse assomigliano tanto alla Malesia, soprattutto le facce che c'è in giro, queste qui, che ne so, col burka, facce più scure del solito, facce gialle, cioè tutta questa mescolanza ormai multietnica che ricorda. Io in Italia purtroppo ci capito molto di rado, però l'emozione che ho arrivando in Italia è di trovare un paese con queste facce qui, sembra molto, cioè su tanti punti di vista sembra veramente di stare in Italia. Adesso io mi trasferisco lì perché lì dietro c'è un grandissimo centro commerciale. Adesso inquadro giusto la scritta, io ci sono già stato, l'ho scoperto giusto per caso. C'è un grandissimo centro commerciale dove vendono tutte le oggettistiche dotate di alta tecnologia. Ci sono gli store di tutti i più grandi brand commerciali al mondo, ci si va dalla Nokia, c'è lo store ufficiale della Apple, della Samsung,
è un'esposizione di tutte le più grandi novità, chiaramente le grandi novità hanno un prezzo internazionale fissato, non è che la Samsung venda alla Malesia i suoi prodotti all'ultimo grido scontati rispetto a un altro paese del mondo, se no si farebbe concorrenza a se stessa, però ci sono tantissimi brand in competizione e lì dentro riuscite a trovare veramente di tutto, anche cose magari non di marca però estremamente economiche che fanno comunque la loro funzionalità. Ecco, vi ho portato qui, il prossimo giro sarà all'interno di questo centro. Ecco, come vedete già lì in avanti abbiamo la Dell, l'esposizione della Dell, qua abbiamo un Mac Studio ufficiale e dentro è tutto un rincorrersi di brand internazionali. Trovate veramente le novità di qualsiasi prodotto dotato di tecnologia. Dentro c'è la, ho visto la Asus, la Nokia, tutte le marche, la Toshiba, tutte le marche di computer con i loro ultimi modelli, novità interessantissime. Sembra veramente di andare a visitare un museo della tecnologia. Eccoci qua, continuiamo a dopo. Ciao.